Vi do il benvenuto con una certa fierezza. Non pensavamo di avere un pubblico tanto numeroso per una serata che si annunciava piuttosto per addetti ai lavori o comunque piuttosto specialistica. Eravamo partiti con un'idea assai modesta, pensavamo di presentare semplicemente un bilancio intermedio di un progetto condotto da Coscienza Svizzera intitolato Riscoperta dell'italiano in Svizzera, e poi pian piano, semplicemente parlando con gli uni e con gli altri, il progetto è cresciuto rapidamente in importanza, in componenti. Il forum del bilinguismo di Bienne, la signora Virginie Borel in particolare, ha immediatamente colto l'interesse della tematica, ci ha suggerito di unire alla discussione, al tema, al dibattito, anche uno spettacolo che proprio gioca su tematiche affini, quelle delle barriere esistenti o presunte o inesistenti e che comunque vanno superate. Pian piano l'attualità ci ha anche dato una mano, nel senso che avrete seguito e letto quanto le lingue fanno dibattere da parecchi mesi ormai in Svizzera, per ragioni che non sto a evocare, sono sufficientemente note. Attualità anche interna alle nostre istituzioni, nel senso che dopo un anno di preparativi, anche una sorta di giro di vite nel modificare e nel inasprire, nel rendere più severe le condizioni per la rappresentanza delle lingue minoritarie in seno all'amministrazione, con altre disposizioni, ha permesso una modifica dell'ordinanza sulle lingue in modo da portare in avanti con più fermezza, con più determinazione anche questa rivendicazione strettamente legata alla tematica linguistica che ci occupa. Questa modifica è stata accettata dal Consiglio federale il 27 agosto ed è entrata in vigore un mese fa, il 1 di ottobre. Non devo poi ricordare l'attualità ancora più recente, qualche giorno fa addirittura la Commissione della Cultura del Consiglio nazionale che ha lanciato un segnale, per così dire, molto importante riguardo altri aspetti della stessa problematica linguistica dell'intercomprensione. Quello che vi proponiamo questa sera è una sorta di messa a livello grazie alla presenza di persone che sono attive in primo piano su questi aspetti. Manuele Bertoli, con aspetti legati alla difesa dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana, potrà accennare ai lavori o quanto fa il forum per l'italiano in Svizzera. La dimensione sociolinguistica con Sandro Catacin, che è un altro modo di leggere la realtà nazionale in tema di lingue, di plurilinguismo e di mobilità. Toccheremo, anche se forse senza portare grandi soluzioni, ma toccheremo evidentemente il problema dello Schweizerdeutsch, il problema dell'inglese, altrettante sfide che mettono evidentemente in tensione la nostra visione delle cose, la nostra visione della Svizzera plurilingue, dell'insegnamento delle lingue, della gerarchia tra le lingue cosiddette lingua 2, lingua 3, dell'insegnamento della scuola primaria e della scuola dell'obbligo. Non intendo rubare tempo prezioso ai nostri oratori e do la parola all'istituzione che ci ospita, al direttore Michele Mainardi. Questa sede scolastica della SUPSI ha una lunga tradizione nel riunire autorità politiche, personalità culturali, nazionali e internazionali, in particolare in piena estate, in occasione del Festival del Film. È però un onore particolare per la nostra scuola potervi ospitare per dibattere di un tema così delicato e centrale, quale il rapporto della lingua, quella di ognuno, con la lingua di tutti, intesi come cittadino, comunità locale, comunità nazionale e comunità globale.
Con i colleghi Verio Pini e Remigio Ratti l'intesa è stata immediata. Il riconoscimento dell'importanza di una condizione locale, la lingua nazionale, l'importanza di una lingua franca e della mobilità, la dimensione globale, il tema dell'intesa federale, tutti fattori strettamente connessi a delle reali o potenziali barriere, elementi di frattura, di sviluppo, di coesione, delle opportunità. Nel 1848 Giovanni Yao, esprimendosi in italiano alla Dieta, disse: «La diversità di favela sarà minore inciampo alla nazionalità e al sentimento fraterno». Ecco la grande verità. Gli svizzeri potranno sentirsi saldamente uniti solo in una famiglia che non presuma di ridurre tutti ad un modo, ma permetta ad ognuno di essere fedele a se stesso e geloso custode della propria diversità. La lingua è al tempo stesso veicolo e ricettacolo di cultura, espressione e strumento del pensiero, barriera o ponte fra le persone e le culture, strumento di interazione e di identità. Siamo estremamente lieti di poter accogliere questo evento e a questo punto è per me un dovere, oltre che un piacere, dare spazio ai nostri autorevoli e graditi ospiti e ringraziarvi per la grande presenza di persone questa sera. Sono particolarmente lieta di essere qui con voi questa sera e di potervi presentare le mie riflessioni sulle barriere che uniscono. Un titolo molto azzeccato che ci sprona a mettere a fuoco cosa ci accomuna nella nostra diversità. Ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori per l'invito e soprattutto per l'impegno profuso in tutti questi anni per tenere viva la sensibilità verso le sfide di una Svizzera in cammino. Saluto con piacere il presidente di Coscienza Svizzera e già consigliere nazionale Remigio Ratti. Vengo da un cantone, i Grigioni, che conta 150 valli, due religioni e tre lingue. Sono nata nella culla della politica linguistica del nostro paese e ho sempre avuto la fortuna di potermi occupare. Anche se mi capita di non essere sempre cullata e coccolata, ogni volta torno al sud delle Alpi con piacere. Ci si occupa di me, è vero, ma anch'io continuo senza sosta ad occuparmi di ciò che ci lega. Infatti, ancora oggi, dirigendo il Dipartimento Federale delle Finanze, posso spaziare tra la politica del personale e quella delle commesse pubbliche, entrambe legate alla necessità di un solido plurilinguismo individuale e istituzionale. Questa esigenza è la premessa indispensabile per garantire che l'amministrazione federale, come il mio cantone, sia un microcosmo della Svizzera, riflettendone la storia e la diversità. La pluralità linguistica e culturale è una componente essenziale della nostra identità. So anche, vedendolo tutti i giorni sulla mia pelle, che la nostra pluralità rappresenta sì una forza, ma anche una sfida costante. La sfida è quella lanciata dal vostro titolo: vivere quotidianamente ciò che ci distingue e nel contempo ci unisce, mettere in pratica la cultura dell'equilibrio, in particolare quello tra lingue e culture, il dialogo e il rispetto della diversità. È questa la linfa che da sempre alimenta la nostra coesione. In questi ultimi mesi, proprio nel mondo della scuola, l'equilibrio dell'insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole elementari è rimasto appeso a un filo. Dopo 10 anni, il compromesso Armos ha rischiato di essere rimesso in discussione.
Sono contenta che la conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione abbia optato per la continuità, trovando un certo equilibrio tra il rispetto degli obiettivi comuni e le tempistiche diverse per la loro realizzazione. Mi fa piacere rilevare gli sforzi del Canton Ticino e del mio cantone in questo ambito. Entrambi hanno fatto di necessità virtù. Con pragmatismo e competenza hanno creato le basi per una scuola elementare che offre l'insegnamento di 3 lingue, tra virgolette, straniere. La Svizzera ha sicuramente molto da imparare dalle sue 2 principali minoranze, i nostri cantoni, fonte di arricchimento per l'intero paese. Per promuovere le lingue nazionali e per difendere la coesione nazionale, il Consiglio federale mostra l'esempio garantendo il funzionamento plurilingue delle autorità federali. Pensate che ogni martedì si pubblicano puntualmente il foglio federale e la raccolta ufficiale delle leggi federali simultaneamente nelle 3 lingue ufficiali. Globalmente il volume di testi si aggira sulle 290.000 pagine dell'anno. A queste attività vi concorrono oltre 800 persone. Inoltre mi fa piacere ricordare le diverse azioni intraprese dal governo preparando il messaggio sulla cultura e modificando l'ordinanza sulle lingue. La promozione delle lingue ufficiali, la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche. Con queste misure il Consiglio federale ha voluto rafforzare anche lo statuto della lingua italiana al di fuori del territorio della Svizzera italiana. Poi il sostegno ai cantoni plurilingui Berna, Friborgo, Grigioni e Valese e la protezione e la promozione delle lingue e delle culture italiane e romance nei cantoni Ticino e Grigioni. Tra il 2016 e il 2020 la Confederazione prevede di investire in questo ambito oltre 70 milioni di franchi. Modificando l'ordinanza sulle lingue, il Consiglio federale ha deciso di migliorare il plurilinguismo dell'amministrazione federale. Gli obiettivi sono ormai più chiari. L'ordinanza sulle lingue garantisce una miglior rappresentanza delle minoranze linguistiche, migliori competenze linguistiche del personale della Confederazione, miglior accesso alle formazioni linguistiche. Il plurilinguismo dell'amministrazione federale è condizionato anche da quanto si realizza in altri ambiti a tutti i livelli istituzionali e territoriali. È una sfida da cogliere sempre e ovunque, tutti assieme. La mia presenza qui a Locarno lo testimonia. Portare le riflessioni del Consiglio federale in questo magnifico luogo e soprattutto tra le mura del Dipartimento della Formazione e dell'Apprendimento della SUPSI ci permette di dire che per garantire le competenze linguistiche individuali dei nostri figli e delle generazioni future il ruolo degli stessi insegnanti è essenziale. Care e cari studenti, una buona parte di questo futuro didattico, educativo e soprattutto umano è nelle vostre mani. È proprio partendo dalle competenze linguistiche individuali che potremo costruire un'amministrazione federale plurilingue. Perciò lo scopo della revisione dell'ordinanza sulle lingue è anche di incoraggiare lo scambio, la collaborazione e l'informazione con un vasto pubblico. Abbiamo infatti tutti la responsabilità
di sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle lingue nazionali quale premessa indispensabile per intraprendere una carriera professionale. Lavorare per l'amministrazione federale significa vivere quotidianamente il plurilinguismo sia nei rapporti con i colleghi sia con i partner esterni. Significa esigere quotidianamente una buona conoscenza delle culture e delle lingue nazionali e quindi anche dell'italiano. Tutti i dipartimenti e gli uffici federali sono chiamati a definire e ad attuare le misure destinate a raggiungere questi obiettivi. Da parte mia li perseguo con determinazione. L'attuazione dell'ordinanza sulle lingue figura tra i progetti strategici del mio dipartimento. Con le dogane e le guardie di confine, il mio dipartimento ha ramificazioni profonde in tutto il territorio. Mantenere un legame culturale con tutte le regioni della Svizzera è una necessità. Su mandato del Consiglio federale, la conferenza degli acquisti della Confederazione ha proposto le misure necessarie per una più equa considerazione delle regioni linguistiche e per il rispetto del plurilinguismo individuale e istituzionale anche nel delicato settore delle commesse pubbliche. Tuttavia, tra fiscalisti ed economisti è talvolta difficile inserire il plurilinguismo e i suoi legami culturali tra le priorità della politica economica. E la cultura non si decreta, si vive. La mia sfida è di poter aprire nuovi spiragli e nuove porte al plurilinguismo anche a partire dagli aspetti economici. Il ruolo dell'amministrazione federale e il suo impatto economico sulle regioni linguistiche è stato sottolineato a più riprese dai dibattiti parlamentari. Questo dibattito è di fondamentale importanza poiché evidenzia i rischi economici legati a un plurilinguismo inadeguato in seno all'amministrazione federale. La nostra sfida diventa dunque accattivante, fare in modo che il nostro plurilinguismo sia maggiormente riconosciuto quale fattore di crescita economica e quale opportunità di carriera professionale. Ma ancora una volta, una nuova consapevolezza non si decreta, la si vive. Questo lavoro di persuasione, che può essere fatto solo attraverso le persone, rientra nelle attività della delegata federale al plurilinguismo, mia vicina d'ufficio, Nicoletta Mariolini, qui presenta, che oggi, grazie alla revisione dell'ordinanza sulle lingue, può intervenire in modo più attivo nei processi chiave dello sviluppo del plurilinguismo. L'ordinanza sulle lingue è entrata in vigore il 1 ottobre scorso. I primi passi per la sua attuazione sono stati intrapresi. I quadri dirigenti della Confederazione sono stati direttamente coinvolti. Dando l'esempio, essi dovranno dimostrare alle proprie collaboratrici e collaboratori che il plurilinguismo costituisce un valore essenziale sia nel servizio al pubblico sia per creare un ambiente di lavoro rispettoso. Contemporaneamente, i quadri saranno pure chiamati a contribuire in maniera determinante alla definizione della strategia di formazione sul medio-lungo termine. A tale scopo occorre sviluppare un sistema di informazione basato sul principio della trasparenza.
Questi sono solo alcuni dei passi intrapresi dalla delegata federale al plurilinguismo, ma la cultura del cambiamento richiede tempo e tanta pazienza. Desidero quindi concludere incoraggiando il vostro impegno nel costruire ponti tra le diverse lingue e culture e nel contribuire a tessere la rete degli scambi e delle collaborazioni tra le diverse regioni linguistiche e l'amministrazione federale. Molto grazie. Però presento subito, è quasi inutile, ma lo faccio comunque, onorevole Emanuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato sulla mia sinistra. Poi abbiamo Sandro Catacin, lui ordinario di sociologia presso l'Università di Ginevra. E poi sulla mia destra subito abbiamo Peter Schisser, direttore responsabile del settimanale Azione. E poi la Neue Zürcher Zeitung, corrispondente in Ticino, dunque collega mio anche, Peter Jankowski. Ho chiesto comunque prima del dibattito alla consigliera federale se era disposta, dopo entriamo subito in materia, di rispondermi a due domandine che portano un po' a livello personale tutto questo tema delle lingue, della Babele in Svizzera, un tema che ci appassiona e praticamente non c'è serata che si discute questo tema in Svizzera, molto interessante. Dunque volevo chiedere, signora consigliera federale, lei come ha acquisito le lingue straniere, in che modo, quando andava a scuola? J'ai eu l'occasion de pouvoir aller en France deux fois quand j'étais au gymnase et ho avuto l'occasione di andare anche a Canterbury per apprendere l'inglese. Allora i miei parenti erano molto, come si dice, open, aperti, hanno voluto che noi bambini, tre bambine, hanno avuto l'occasione di apprendere le lingue, vuol dire l'italiano, il francese e l'inglese, durante il ginnasio. Allora era due volte era a Canterbury per l'estate. Era molto importante per me e il mio padre mi ha detto ma apre se francese dopo il ginnasio devi ancora andare a Parigi a prendere il francese e così ho veramente avuto l'occasione di fare tutto il francese, l'inglese e l'italiano abbiamo parlato a casa. Il mio padre ha molto bene parlato l'italiano e per il nostro figlio l'italiano era la prima lingua esterna, non si può dire, della seconda lingua della Svizzera che ha avuto apprendere nella scuola e il mio marito ha parlato con il nostro figlio italiano, per me era da apprendere anche così allora e la mia mamma ha parlato con me romancio, allora come bambina ho parlato romancio con la mia mamma e il mio nonno e la mia nonna, tata e tatta e apre. Dopo ho parlato italiano, francese, inglese, come tutti le bambini e i bambini nei grigioni. Noi sappiamo, il Consiglio federale, 7 membri, e non si parlerà italiano perché ci sono 5 svizzeri tedeschi, 2 romani, ma si parla tanto del Sprachenkrieg. Voi come fate questa guerra delle lingue all'interno del Consiglio federale? Nelle séances del Consiglio federale, on a beaucoup de projets en français, on a beaucoup de documents en français, mais on a aussi des documents en allemand. Ça veut dire on doit pouvoir parler en français et savoir parler en français et en allemand. Ça change toujours. Alors on a beaucoup de documents seulement en français, on a beaucoup de documents seulement en allemand. Alors c'est vraiment un grand défi pour nous tous.
mais c'est aussi une chance pour nous tous. Manuele Bertoli, il Ticino era molto attivo per la difesa, è attivo nella difesa dell'italiano. Come mai si occupa di questo tema? Si potrebbe forse anche dire basta vedere che si parla un bene italiano in Ticino. Diciamo che innanzitutto in Ticino non si parla un italiano splendido. Questo credo che lo si possa ammettere e questo è già un tema in sé che credo sul quale qualche approfondimento sia utile che sia fatto in futuro, perché qualche problema di competenza l'abbiamo. Però il tema non è questo, il tema è quello della coesione nazionale. Noi abbiamo sempre inserito il discorso linguistico nel tema più grande della coesione nazionale. E allora non è un vezzo quello di chiedere a chi non parla l'italiano di apprenderlo al di fuori delle zone dove è normale parlarlo, ma è porre un tema che ci riporta all'idea di base di questo nostro paese, che ha voluto costruirsi attorno a quattro culture e che però da queste quattro culture, in qualche modo, questa volontà di costruirsi attorno a quattro culture porta con sé evidentemente anche il fatto di uno scambio accresciuto e stabile tra queste quattro culture. Io l'ho sempre detto, noi stiamo bene, funzioniamo bene come Svizzera, alcuni dicono, soprattutto in Romandia, che gli svizzeri funzionano bene perché non si capiscono, ma soprattutto funzioniamo bene perché economicamente andiamo bene. Avessimo dei problemi economici seri, il tema del non capirsi o capirsi male, del ripiegarsi sulla propria regione linguistica diventerebbe più acuto, come diventa acuto in altre situazioni. Faccio un solo paragone, il paragone del Belgio, che credo abbia visto acuirsi i problemi tra le due diciamo così etnie, se possiamo chiamarle in questo modo, anche a seguito di una situazione economica difficile. E allora dobbiamo vedere prima queste cose e porvi rimedio prima. Da qui l'idea in Ticino e in Grigioni di creare l'associazione Forum per l'Italiano in Svizzera, che non vuole essere solo di difesa ma anche di promozione, soprattutto di promozione, che ha saputo radunare sotto di sé, diciamo, tutte le istanze che a vario titolo si sono mosse per l'italiano, e lo ha fatto dividendo un po' in quattro capitoli questa sua azione. L'italiano lingua ufficiale, che deve essere lingua ufficiale a pieno titolo e non a metà servizio, e quindi tutto quello che questo comporta, le traduzioni, la presenza effettiva, eccetera. Cose di spettanza soprattutto della Confederazione, anche del Dipartimento della signora Wilma Schlumpf, e legata all'azione soprattutto, diciamo, parlamentare federale che conosciamo. La secondo capitolo è la questione dell'insegnamento della conoscenza di italiano e della cultura italiana e svizzero-italiana al di fuori, però soprattutto della lingua al di fuori della Svizzera italiana, e qui c'è dentro fino al collo la scuola, con tutto il problema dell'insegnamento delle lingue, degli scambi linguistici, su cui magari torneremo. Il terzo elemento è quello più culturale, la cultura italiana e svizzero-italiana da far conoscere, da promuovere in Svizzera, e poi il quarto elemento più generale, in qualche modo, che riflette attorno al fatto che tutti siamo sostanzialmente membri di una minoranza, perché alla fine a questo mondo una maggioranza effettiva non c'è. C'è oggi l'inglese che fa da lingua franca, non credo siamo tutti, non possiamo dire di essere sicuri che tra 30 anni sarà ancora così, magari ci saranno altre lingue franche, ci sono altre lingue che stanno per esempio crescendo in maniera importante, lo spagnolo per dirne una, che solo 20 anni fa o 30 anni fa aveva un ruolo diverso, e quindi tra 30 anni chissà come saranno le cose, e quindi dove tutti sono minoranza forse è interesse di ognuno avere uno spettro largo di conoscenza. Sandro Catacin come sociologo sta studiando proprio l'evoluzione, diciamo, della società,
e anche in seguito delle lingue che si usa, che si scambiano sempre di più. Cosa sta cambiando nella Svizzera in questo momento e dove stiamo andando? C'è sicuramente un elemento estremamente importante quando si guarda lo sviluppo delle lingue che contano, ed è effettivamente legato al potere o anche alla situazione economica, non direi, ma al potere che tra le diverse lingue. All'Università di Ginevra, per esempio, i corsi di cinese esplodono, cioè non sanno più cosa fare con tutte le domande di giovani che vogliono imparare il cinese. Beh, 10 anni fa non era così, non c'era neanche un insegnamento di cinese a Ginevra. Questi sono cambiamenti legati alla situazione di potere o anche delle esperienze personali. Quando faccio parte di una commissione federale, ne ho fatto parte anche di altre, quando si tratta di far passare gli argomenti importanti, i francofoni e gli italofoni cominciano a parlare il tedesco, perché sanno che se no non sono capiti e sanno che sono presi più sul serio col tedesco, perché è la lingua di potere in Svizzera, gira che la gira, è così la lingua che conta di più. Detto questo, legato al potere, di sviluppare poi una visione verso il futuro sarebbe quella di dire quelle lingue che sono più importanti economicamente o politicamente si impongono. Invece constatiamo un'altra cosa completamente a sorpresa, che monolinguismo, là dove si parla solo una lingua, ebbene questi posti hanno più difficoltà economicamente che i posti che sono plurilinguisti. E d'un tratto la questione si pone in un altro modo, si pone veramente come l'ho descritta prima in commissione, cioè il romando riesce a parlare il tedesco per imporsi, però parte con due lingue, non è che la dimentica l'altra. Il riferimento è il plurilinguismo, quello dell'imporsi. E da lì anche una discussione che si dovrebbe veramente aprire, che magari nelle città così esplose come Ginevra, una discussione che non si fa nemmeno più, cioè il fatto che il territorio e la lingua sono staccati in un certo senso. La gente normalmente parla diverse lingue e normalmente magari anche parla delle lingue che non sono del luogo e magari nemmeno quella del luogo. Dunque la realtà del multilinguismo che fa sì che luoghi sono innovativi, che luoghi sono in un certo senso capaci a rispondere a quello che sono le sfide del mondo, cambia anche il nostro questionamento. Cioè, dobbiamo salvare l'italiano? No, dobbiamo salvare il multilinguismo. E da lì anche veramente qualcosa che è importante. Cioè, non è, la sfida non è il multilinguismo, come ha detto la signora Wittmer-Schlumpf, che ha detto delle cose importantissime, la sfida è il multilinguismo. Cioè dobbiamo insistere che la gente continui a parlare tante lingue. E così vediamo tipicamente a Google, che si trova vicino a Zurigo, ha un mercato del personale che guarda il multilinguismo e non il monolinguismo. Cioè loro non sono interessati a uno che parla solo l'inglese, però diventa interessante quando parlano piuttosto diverse lingue. Perché significa aprire l'orizzonte, avere una capacità di interloquire con complessità, perché il cervello è più complesso se ha più lingue in testa, e in questo senso lì anche risponde a quello che è il domani. Dunque lì la Svizzera è sfidata. E ci aggiungerei, poi finisco, che ovviamente non si parla solo di italiano, francese e tedesco in Svizzera, non sono queste le tre lingue importanti del paese, c'è anche il romancio, certo, però quello che si parla in Svizzera sono altre lingue. In Fondo Nazionale Svizzera della Ricerca Scientifica, quando sono lì in commissione, la lingua è l'inglese. Cioè noi non ci si parla più in francese né in tedesco, perché abbiamo i colleghi che vengono dal mondo intero. Però una lingua veicolare rimane quella. Non significa che è la lingua che si parla per capirsi, che il turista utilizza, non significa che perde il suo dialetto, la sua competenza, è la sua forza di averle nel suo insieme. Dunque la Svizzera è un paese plurilingue, ma che va ben al di là di quello che sono le lingue nazionali, e questa è una ricchezza che spesso si dimentica quando si fa il discorso sul plurilinguismo. Piccola replica di Bertoli, perché Catacin dice: dobbiamo salvare l'italiano? No. Dobbiamo salvare il plurilinguismo. Lei cosa dice? A me va benissimo, se si salva il plurilinguismo si salva anche l'italiano. Cioè le due cose sono assolutamente l'una dentro l'altra, e credo che sia la scelta giusta. Noi non pretendiamo di come dire, promuovere l'italiano e di confinare questo discorso all'italiano. E il discorso va ben al di là, e anche per questo... Io l'ho sempre detto anche ai miei colleghi della conferenza dei direttori della pubblica educazione,
Se in Ticino c'è uno sforzo per insegnare tre lingue seconde, non lingue straniere, cioè questo sempre si usa queste lingue straniere, cioè da noi meno, però dico, i svizzeri tedeschi parlano tipo di French Sprachen oppure di Langue étrangère, in realtà sono lingue seconde, di cui alcune sono nazionali, alcune non lo sono. Questo sforzo è uno sforzo appunto di apertura e anche uno sforzo di interesse, perché dietro ci sono delle scelte, diciamo così, anche di formazione, di solidità della formazione per lo sviluppo della professionalità dei ragazzi e delle ragazze che con un cervello più aperto probabilmente avranno qualche carta in più. Peter Schisser si è occupato in particolare anche in un gruppo di lavoro di Forum Helveticum sul fenomeno del dialetto svizzero-tedesco, un fenomeno che dà un po' fastidio, possiamo pur dire, al ticinese, almeno io lo sento spesso, che non è qualcosa che piace particolare quando un studente che ha finito il liceo in Ticino va a San Gallo, a Zurigo e si trova in un ambiente dove si parla esclusivamente o prevalentemente svizzero-tedesco. Queste difficoltà in che modo vanno superate? Cosa sta succedendo, Peter? Quindi quello che dico e che penso io è quello che invece è stato detto nel progetto di Forum Helveticum, dialetto e comprensione interculturale, non per forza si copre. Però diciamo, la discussione che c'è stata nel Forum Helveticum, questo progetto dialetto e comprensione interculturale, era per in fondo definire quelli che sono un po' gli spazi del tedesco, del buon tedesco, della buona lingua e gli spazi del dialetto. Con la consapevolezza, con la constatazione che se il ticinese fa un po' a pugni con l'italiano ogni tanto, anche lo svizzero tedesco alcuni addirittura un po' si vergognano di parlare il tedesco, perché di fronte alla capacità dialettica, alla rapidità di parlata dei tedeschi si sentono un pochino in minoranza. Rispettivamente bisogna considerare che lo svizzero tedesco, cioè i vari dialetti svizzero tedesco, perché non ce n'è uno solo, forse ancora più per quello che capita ai ticinesi, segna proprio la propria identità in un modo molto marcato. Però il tedesco in fondo non è, anche se alcuni lo ritengono tale, non è una lingua straniera, è la lingua scritta, è la lingua parlata in diversi momenti, nei momenti istituzionali, nei momenti non sempre, ma nei media, diciamo nel giornalismo, in tante occasioni, nelle università. Quindi il rapporto col tedesco che lo svizzero tedesco ha è continuo, non si può dire è un'altra lingua. Quindi con questa consapevolezza, almeno partendo da questo punto di vista, in questo progetto ci si è detti importante è riuscire a creare un rapporto un po' più rilassato. Sarebbe importante avere che gli tedeschi costruiscano un rapporto più rilassato col tedesco, che non si vergognino di parlare tedesco, anche se hanno un accento diverso rispetto ai tedeschi. E questo significa a un certo punto portare il tedesco parlato nella scuola, diciamo anche dall'asilo, dalla scuola dell'infanzia, quindi riuscire a creare un rapporto che superi questa idea della lingua del cuore e la lingua della testa. Non è vero, non ci crediamo che il dialetto è la lingua del cuore e il Hochdeutsch o il buon tedesco sia la lingua, diciamo così, della mente, dell'intelletto. Superare questo aspetto, quello che in fondo vorrebbe Forum Helvetico, è di riuscire a creare un rapporto più rilassato col tedesco, quindi cominciare fin da bambini, fino all'asilo, a riuscire a costruire un rapporto migliore. Questo poi più avanti anche nella scuola, perché diversi docenti svizzero-tedeschi hanno una loro difficoltà con il tedesco, e questo poi naturalmente anche all'interno dei media, lo diceva prima parlandone in corridoio, diciamo, Emanuele Bertoli, si fa fatica a seguire la televisione svizzero-tedesca, perché se non è il telegiornale o alcune altre trasmissioni si sente in continuazione il dialetto, e questo è chiaro che è un problema per la comprensione diciamo nazionale, e quindi va a toccare la coesione nazionale. Però citavi questo documento anche multilingua, dialetto e comprensione interculturale, d'altronde veramente molto interessante il Forum Helveticum su questo rapporto dialetto-Hochsprache, cioè Schriftsprache, come si dice in Svizzera tedesca.
E qui è vero quello che dici, ma c'è anche scritto che le minoranze dovrebbero aprirsi un pochino di più verso il dialetto, cioè non chiudere barriera, dire boh, non mi interessa, io vorrei mai imparare questa lingua. Dunque anche un monito in tal senso viene fatto, giusto? Ma io qui mi riallaccio a quanto ha detto Sandro Cattacine. Forse noi ci illudiamo pensando che oggi ci sia ancora questa separazione territoriale di chi parla una lingua, altrove si parla un'altra lingua. Adesso forse è dettata un po' dalla mia storia personale, ma fin dai miei 20 anni in avanti, io in Ticino ho sempre trovato tante persone che parlassero sia l'italiano sia lo svizzero tedesco, perché una madre, un padre, un nonno o qualcuno parla un'altra lingua. E in questo senso io ho imparato presto a conoscere i diversi dialetti svizzero-tedeschi e ad apprezzare le nuance, soprattutto l'ironia. Quando si capisce l'ironia in una lingua vuol dire che si coglie l'anima della lingua. E in questo senso io trovo che sì, è importante, e la Confederazione lo fa molto nella promozione del multilinguismo, le istituzioni anche, poi si lotta con certi cantoni che vogliono togliere l'insegnamento dell'italiano dei licei. Ritengo che sì, è importantissimo che si tenga conto si rispetti quindi le minoranze linguistiche e si parli un buon tedesco, però io sono veramente convinto che la vera comunicazione avviene perché noi ticinesi o loro romandi, noi romandi abbiamo una curiosità reciproca e verso gli altri, e questo in fondo una curiosità vuol dire conoscere gli altri, entrare in rapporto, imparare a lavorare, imparare a rispettarsi e ottenere il rispetto dalla maggioranza, che spesso per noi ticinesi è difficile, perché ci vedono un po' come questi tessinerli, che poverini, carini, simpatici, ma poco affidabili. Ma quando si arriva a entrare, a conoscere la lingua, a cercare, avere la curiosità di imparare, sono dei bellissimi dialetti, trovo, che sono in Svizzera. Certo è difficile per un ticinese da qui imparare un dialetto svizzero-tedesco, ma se uno di noi vive a Zurigo deve fissarsi per la vita intera a parlare solo Hochdeutsch o Schriftdeutsch, peccato. Quindi io sono d'accordo che ma non si può imporre, è proprio quello, a livello istituzionale si può imporre, si può promuovere. A livello personale, nel mondo del lavoro, nella sfera privata, si può creare questo multilinguismo e davvero la coesione nazionale soltanto se c'è la curiosità e l'interesse da parte di tutti di andare a scoprire l'altro, e scoprire l'altro vuol dire scoprire la sua lingua. Adesso sentiamo prima l'esperienza di Peter Jankowski, che ha fatto a viceversa, venendo dalla Svizzera tedesca in Ticino, ha varcato questa barriera del Gotardo e si trova in quel del Locarnese. Quando stavo decidendo se andare in Ticino o no, mi sono detto: cogli questa occasione, è molto rara, ti arricchirà di certo. E così è. Sta diventando sempre meglio, la mia dimora qui. Mi trovo sempre meglio, no? All'inizio c'erano dei problemi dell'abituarsi alle nuove circostanze, ma dato che dall'inizio sono dovuto, fra virgolette, usare l'italiano come lingua di lavoro, subito mi sono reso conto del fatto che parlando italiano ti si aprono tantissime porte, no? Che non si avrebbero mai altrimenti. Cioè andare incontro, i ticinesi vedendo che io andavo incontro a loro, anche loro si sono aperti un po' e sono andati contro me, no? Cioè io col mio italiano di allora abbastanza difettivo, ma era un piacere per i ticinesi di sentirmi lottando con l'italiano, con i problemi iniziali di questa lingua. E poco a poco, quando non sono riuscito a esprimermi italiano, hanno cominciato a parlare tedesco, persino svizzero tedesco, come questo è bello, no? Incontrarci nel mezzo del cammino, ottimo così. E diventa sempre meglio, come già detto. Volevo dire, ciò che riguarda l'identità, la coesione, è un
fatto duro, no? Come si direbbe in inglese, che lo Schweizerdeutsch è il pilastro più forte dell'identità, della maggioranza, è chiaro, no? In Svizzera. Perciò questa maggioranza svizzero-tedesca non molto volentieri parla il Hochdeutsch, perché lingua straniera o no, a metà, metà-metà, no? Anch'io in preco e conto in svizzero-tedesco, mai in tedesco, tutto chiaro, no? Ecco, linguaggio di cuore. Per questo motivo, penso, per questo fattore di identità, gli svizzero-tedeschi non hanno tanto voglia di parlare Hochdeutsch, nemmeno con i ticinesi, ma questo non è perché sono per motivi di pigrizia o del genere. Perché con un svizzero, un tinege, un ticinese e uno svizzero, perché dovrei parlare con un ticinese che è svizzero Hochdeutsch, un po' non ha così bene, mi sembra. Forse perché impara il Hochdeutsch a scuola, questo siamo qua al dipartimento, come si chiama? Apprendimento, formazione, ecco. Perché cambia sempre nome questo, scuola. Si fa fatica a seguire i cambiamenti di nome di questo. Scusami, che posso. Poi, ma c'è anche il fattore economico, no? Dello Schweizerdeutsch, devo ribadirlo, perché ho sentito parecchi tedeschi di seconda generazione che sono cresciuti in Ticino, poi sono andati in Svizzera tedesca, mi hanno detto: urca, perché non ho imparato lo Schweizerdeutsch in Ticino, no? Parlando con i miei genitori Hochdeutsch, ho mancato l'occasione di imparare lo Schweizerdeutsch. Ho delle chance un po' meno buone, diciamo, comparandolo persino con un ticinese che si impegna di parlare Schweizerdeutsch in Svizzera tedesca. Capisci cosa voglio dire? Cioè, parlando Schweizerdeutsch da ticinese, da germanico, ho delle chance migliori sul mercato del lavoro. Proprio così. La stessa cosa con l'inglese, no? Se una persona padroneggia bene l'inglese, il suo valore sul mercato di lavoro è meglio. È proprio così. Ultima cosa, poi mi tacco. Dato che in Svizzera tedesca ci sono arrivati tantissimi germanici, no? I loro bimbi, con i bimbi degli svizzero tedeschi, parlano Hochdeutsch all'inizio, no? L'effetto è quello che i bimbi svizzero tedeschi cominciano a parlare Hochdeutsch nel kindergarten, persino all'asilo, no? E questo è rimarchevole, così la distanza diminuisce molto fra lo Schweizerdeutsch, il cosiddetto Hochdeutsch, e penso che le future generazioni non vedano più così fortemente questa fossa, questo fossato fra questi due. Cioè, questo potrebbe diventare un vantaggio, diciamo, però, perché proprio per questa fluidità di cambiare. Un vantaggio per i ticinesi. Un bimbo svizzero-tedesco di oggi a Zurigo parlerà con i ticinesi volentieri Hochdeutsch, perché è molto abituato a usarlo. Piccola replica. Sì, speriamo, perché effettivamente, anche se io sono di radice svizzero-tedesca, mi dà sempre un po' fastidio se uno svizzero-tedesco mi si rivolge subito in svizzero-tedesco, soprattutto se viene in Ticino. Però è vero, devo ammettere, adesso il mio, scusate se parlo ancora di me, ma se io ho fatto un minimo di carriera nel giornalismo in Ticino è perché sono svizzero-tedesco, perché la maggior parte dei giornalisti ticinesi non si interessa di quello che succede oltre Alpe, è un estero interno, non parla tedesco, lo parla male, francese un po' meglio, per cui è successo, è la lingua veramente del potere, non solo economico, ma diciamo anche in altri ambiti. Nel mio caso adesso, come redattore capo di Azione, sono ovviamente molto in contatto con la Svizzera tedesca, con i colleghi anche romandi svizzero-tedeschi,
Ed è così, noi per loro Azione, rispetto a Migos Magazine, che una volta era Birkenbauer, eravamo dei marziani prima che arrivassi io. Non sapevano che esistesse un giornale che avesse un formato diverso, dei contenuti diversi, che appartenesse a una qualche forma di Migros, ossia Migros Ticino, e ci guardavano con un certo sospetto, rispettivamente erano anche abituati a sapere che quando i ticinesi dicono una cosa sì, poi magari lo fanno. Noi in questi anni abbiamo costruito un rapporto, però che ha potuto costruirsi perché io parlo lo svizzero tedesco. E allora si crea quell'attimo di fiducia, di confidenza iniziale, e dopo si va oltre. Diciamo, è la lingua che ti permette di superare le prime barriere, altrimenti ci si mette di più. E in questo senso lo svizzero tedesco penso che serva anche molto ai ticinesi. Nei prossimi minuti dobbiamo parlare un attimino anche di questo aspetto, come apprendere le lingue, cosa fare. Io sento ogni tanto, una volta in Ticino, i cinesi sapevano molto meglio perché imparavano solo il francese, ma questo sapevano bene. Alla fine oggi fanno tante lingue, tre lingue straniere, ma non sanno più nessuna. Il Ticino nell'apprendimento, nella didattica delle lingue straniere sulla via, sulla strada regina. Ho chiesto sempre ai politici di evitare di entrare a fare i mestieri degli altri, a fare i pedagoghi, e non mi metto io a fare il pedagogo e a discutere troppo di didattica su come bisogna insegnare le lingue. Noto anch'io che la didattica è cambiata, ho qualche opinione personale che mi tengo stretta per me sull'efficacia delle vecchie e delle nuove pedagogie. Ma credo che ci sia anche soprattutto una questione, e quindi magari la domanda poi la faremo a Mainardi e a chi sta, ecco. Però credo che c'è anche una questione di tempo, cioè noi abbiamo un grosso problema di gestione del tempo nell'insegnamento delle lingue. La nostra scuola, penso soprattutto alla scuola secondaria, per intenderci, della scuola dell'obbligo, ha una bella fetta di tempo dedicata alle lingue, che evidentemente è tempo che viene preso da altre anche, da altre discipline. E allora, per esempio, noi abbiamo risposto negativamente alla proposta di insegnare il dialetto svizzero-tedesco, perché se dobbiamo insegnare il francese, il tedesco, l'inglese, non dimenticare l'italiano e anche il dialetto svizzero-tedesco, ci manca il russo e il cinese e poi diventa veramente una Babele complicata, no? Io penso che lo dialetto svizzero-tedesco possa essere insegnato e appreso soprattutto con chi ha i genitori, nonni, parenti, eccetera, va benissimo, ma soprattutto con l'immersione. L'ho detto più volte alla conferenza dei direttori della pubblica educazione, siamo un paese piccolo, multilingue, ricco. Siamo il paese ideale per gli scambi tra ragazzi che vanno da una parte all'altra della Svizzera, però devono essere organizzati in maniera sistematica, in maniera per la quale i cantoni e i sistemi educativi sono implicati, e non coinvolgere solo l'1% dei ragazzi come bel progetto per il quale possiamo dirci ecco, facciamo gli scambi linguistici, oggi sono gestiti insomma, affidati sostanzialmente a una fondazione, la CA Stiftung, che fa queste cose, ma toccano un numero piccolissimo di ragazzi. Noi dovremmo avere il 30% di ragazzi che una volta nella vita sceglie di andare a passare un periodo in un'altra regione. Allora se va in Svizzera tedesca, oltre a esercitare il tedesco, evidentemente si ritrova mani e piedi nella Svizzera tedesca, e quindi questo poi in qualche modo passa. Credo che dobbiamo esplorare anche questo genere di strade. Ripeto, siamo credo la nazione ideale per queste tre condizioni che non esistono altrove. Forse in Canada è possibile, forse in Belgio è possibile, ma altrove non ci sono, per veramente coltivare il multilinguismo di cui si parlava prima attraverso anche questi strumenti, e forse magari evitare tante lezioni frontali, lezioni classiche, e spendere un po' più di tempo invece con la full immersion, per usare una parola inglese, un termine inglese. In realtà è una fonte quasi gratis che si può usufruire. Questo per apprendere le lingue. Per quelli invece, Caterin, che ci sono già, per esempio, di seconda generazione,
E un altro tema che viene spesso discusso è di mantenere questa vivacità, per esempio dell'italiano, seconda, terza generazione, dove c'è il rischio che va perso col tempo perché ormai non è più in uso. Cosa si può fare anche forse a livello didattico per tenere viva questo potenziale, in fin dei conti, di multilinguismo? No, con Coscienza Svizzera stiamo facendo una ricerca che ha portato Irene Pellegrini, che è lì a girare un po' dappertutto in Svizzera, di intervistare delle persone che non sono definiti dalla loro capacità di parlare italiano. Abbiamo preso anche loro, qualche ticinese di seconda generazione, per esempio a Ginevra. Insomma, cosa è venuto fuori? Prima di tutto, che è quello che ha detto il Presidente Bertoli, giustissimo, cioè si impara girando. Tutte le competenze linguistiche sono legate alle mobilità. Comunque 6 anni di liceo, imparare inglese, 6 anni di liceo, francese o tedesco che sia, beh, in 3 mesi di immersione si recupera. Comunque invece di farli soffrire 6 anni, mandateli 3 mesi in Inghilterra, in Germania, non so dove, e tutto andrebbe molto meglio. E da lì ovviamente la risposta tecnica è che tutto è molto fittizio quando si parla di insegnare, fare, brigare, perché alla fin dei conti la situazione è quella che si impara solo se si fa l'esperienza e se si viaggia. Nostri italofoni, per esempio, era una donna somala che ha vissuto in Italia e che vive non so più dove, in Svizzera tedesca, però è di lingua italiana. Cioè sono loro gli italiani in Svizzera, no? Che parlano questa lingua. Oppure la ragazza di Bien che è andato per lavoro in Ticino, dopo si è trovato in relazioni di tipo amorose, d'altronde questi sono i migliori modi da imparare, cercarsi un moroso di un'altra lingua. Beh, insomma, sono questi tipi di realtà che abbiamo. Sono percorsi di vita estremamente differenziati. Non c'è logica che si può dire si deve far così o si deve far colà. Sono percorsi complessi di mobilità dove incontri arrivano che fanno sì che nasce anche da una Svizzera tedesca un amore per l'italiano al punto di parlarlo e di seguirlo, di utilizzarlo, eccetera. E questa è un po' la realtà. Per quello che riguarda le migrazioni, le seconde generazioni, è anche lì estremamente complicato dare una risposta precisa, perché ovviamente in Svizzera romanda sulle vecchie seconde generazioni c'era una forte pressione di assimilazione, hanno perso l'italiano molto di più che in Svizzera tedesca, dove essendo sempre marcati da italiani è diventato la lingua in un certo senso di difesa, certo della fierezza. Dunque alla fine si può ringraziare i razzisti svizzeri tedeschi che gli italiani seconda generazione parlano l'italiano. È così che è nato, cioè si sono difesi con questa lingua, era la loro lingua. Ed è lì di nuovo percorsi, contesti che sono da analizzare, che fanno parte di queste realtà multilingue. E se vogliamo fare veramente qualcosa, e la direzione è stata descritta meglio non si può dal Presidente Bertoli, è far girare la gente, farli andare in giro per il mondo. Comincia all'interno della Svizzera e finisce ovviamente con l'Erasmus all'università. Sono tutte aperture di orizzonti, sono tutti modi per far sì che la gente non solo parla più lingue, ma sia anche, cioè, metta da parte qualche giudizio e qualche pregiudizio, come gli italiani ticinesi sono. Cosa sono? Avete detto, non sono affidabili, quello? Le nostre ricerche che avevamo sono sempre state, l'italiano era utilizzato al militare o nelle squadre di calcio nazionali, era sempre la lingua della motivazione. Si usciva, forza ragazzi, no? Lo dicevano in italiano. Dunque anche lì le realtà sono più complesse, penso, e riguardano molto i contesti. Comunque il tempo sta avanzando, noi un tema comunque non possiamo tralasciare, e lì devo ancora coinvolgere i miei colleghi, che la presenza dell'inglese comunque anche nel mondo di lavoro, nella realtà. Come vivete questa? Voi usate più l'inglese oggi, avete più bisogno, notate qualche cambiamento anche nel mondo del lavoro? Cioè che c'è questa pressione oggi anche di sapere inglese, che una volta, almeno in Svizzera, era molto meno diffuso e anche necessario, possiamo dire. Come minimo bisogna sapere 3, 4, 5 lingue, cioè
L'inglese lo devi sapere per leggere certi giornali, il francese pure, il tedesco pure, poi se vuoi ti allarghi lo spagnolo, eccetera. Poi nel lavoro concreto quotidiano non scrivo in inglese, scrivo in italiano, e naturalmente questo diventa una quantità negligiabile, insomma, l'inglese. Noto però nei miei colleghi, nei nostri collaboratori, soprattutto fra i giovani, sempre più la tentazione di usare l'inglese nei testi che scrivono in italiano per qualsiasi cosa, cioè fa chic, fa intelligente, fa qualche cosa. I francesi forse sono un po' estremi che traducono proprio tutto in francese, però effettivamente trovo che lentamente si arrivi sempre più a utilizzare un inglese fatto di alcuni termini fatti, cioè non frasi fatti ma termini fatti che fanno colpo. È un bene o un male? Non lo so. Forse con il tempo si diventa un po' pigri, usare dei termini inglesi ripetuti da tutti, dimentichi il termine in italiano. Guardiamo i giornali italiani, la spending, non so, tutti i termini che usano in prima pagina, ti dici ma perché non c'è un termine italiano per dire quello che diciamo? Poi che l'inglese sia un bene o sia un male, l'inglese serve in certi contesti come altre lingue servono in altri contesti. Mi sembra che sia forse un po' una moda, nel senso di chi salta sul carro del vincitore. Ecco, io tenderei a, magari, se uno deve fare un discorso, scrivere in inglese, cercare di curare l'inglese che conosce, e altrimenti lasciare il discorso o portare avanti il discorso nella propria lingua. Insomma, sarei un po' più purista. Scrivo in italiano, oppure scrivo tutto in inglese, o scrivo tutto in francese. Come già menzionato prima, c'è il fatto del valore economico di una persona che padroneggia bene l'inglese dal punto di vista svizzero-tedesco. Questo è il fatto, non dato che c'è la globalizzazione che procede in avanti e avanti. Questo è chiaro. Allora, ognuno vuole ricevere un posto di lavoro abbastanza buono, no? Grazie al suo buon inglese. Dall'altra parte, gli svizzeri delle quattro parti della Svizzera, parlando fra di loro, inglese, ma incredibile, no? Non è immaginabile. Questo sarebbe praticamente una cosa perversa, no? Almeno dal punto di vista nostro, anche della Neue Zürcher Zeitung, noi siamo più o meno contro l'uso dell'inglese fra gli svizzeri stessi, no? Questa è la linea editoriale, può dire. Più o meno, no? Anche noi abbiamo la cultura delle opinioni diverse, ma più o meno è così. Per questo proponiamo, siamo dell'opinione che nell'elementare i bimbi sono di certo capaci di imparare due lingue straniere, no? Cioè, l'inglese di certo, poi la seconda lingua, una lingua nazionale di certo. E di certo cominciamo prima con la lingua nazionale. Questa è la nostra posizione. E siamo convinti che questo è possibile mentalmente per i bimbi. Non so cosa mi risponde il collega Katacin. Dico collega sociologia linguistica, ecco. Vediamo i perni. Torno per un attimino di nuovo al valore economico e vorrei porre, se permetti, Gerhard, una domanda a Manuele Bertoli. Secondo le mie osservazioni, in Ticino l'inglese non possiede questo forte valore come in Svizzera tedesca. Invece sì, il tedesco in Ticino. Chi padroneggia quale ticinese, il tedesco in Ticino, ha delle migliori chance sul mercato del lavoro, secondo me, per quanto ne ho osservato io. Allora mi chiedo, o come lo vede lei, da direttore del Dipartimento dell'Educazione, in Ticino cominciamo prima col francese, poi, fra virgolette, tanti anni dopo segue il tedesco. Ma come mai, mi chiedo, no? Perché
la solidarietà latina esiste soltanto sulla carta, in realtà non c'è. Da parte dei romandi, parlo apertamente, non c'è. Lei mi guarda, signor Cotti, ecco, quando si tratta dell'elezione di un consigliere federale di madrelingua italiana, i romandi di certo non aiuteranno i ticinesi, di certo no. Scusami Gerard, la domanda a Manuele Bertoli, lei si potrebbe immaginare di cambiare il seguimento, cioè cominciare prima col tedesco e poi col francese, dato che il tedesco è più importante per il Ticino? Oggi si comincia in terza elementare con il francese e si comincia in seconda media con il tedesco, e poi in terza media con l'inglese. Però in seconda media, cioè la terza in quarta media, il francese diventa opzionale. Seguito comunque da un bel numero di ragazzi e ragazze, siamo attorno al 60%. Questo per cercare di non sovrapporre tre lingue seconde, che sono tante. E questa è stata la scelta fatta qualche anno fa, con dei lati positivi e dei lati negativi, ma c'è un paradosso che è dovuto dalla volontà di non sovrapporre troppe lingue. Si può fare diversamente, però vuol dire che stiamo insegnando contemporaneamente tre lingue seconde in una dose sufficientemente, diciamo così, pesante da avere un'incidenza sul tempo della scuola piuttosto grossa. Questo è il problema. Allora io dico questo, penso che si può fare un ragionamento e convengo col fatto che sia più importante per un ticinese imparare il tedesco e poi magari anche lo Schweizerdeutsch che l'inglese. Oggi, tra 10 anni non lo so, oggi è ancora così. Però non facciamo l'errore di pensare che la questione delle lingue finisce con la scuola dell'obbligo. Anzi, qui noi abbiamo una base e poi è nel posto obbligatorio dove si fanno le scelte vere. I ragazzi che fanno un apprendistato nel settore dell'albergheria, per esempio, certamente andranno verso l'inglese, perché oggi l'inglese è la lingua di quel settore turistico. Il turismo è aperto dappertutto, quindi dobbiamo andare lì. Quelli che invece faranno una cosa più tecnica probabilmente dovranno andare verso il tedesco. Il liceo ticinese fino a qualche anno fa aveva l'obbligo di insegnare il francese e il tedesco, oggi non c'è più questo obbligo. C'è una diversificazione, si può fare una scelta. Questa è anche una delle ragioni, credo, per cui un numero importante di ragazzi liceali ticinesi vanno a Losanna, vanno in Romandia, perché hanno fatto una scelta, diciamo così, forse più facile dal profilo della lingua, che comunque dovranno recuperare dopo, perché il tedesco non lo aggireranno se dovranno agire professionalmente. È la scelta che ho fatto anch'io sono andato a Ginevra anche per comodità, ma alla fine poi imparando diritto il tedesco non lo aggiri, devi impararlo. Magari non lo parlo in maniera fluente, però lo devi capire, perché altrimenti le sentenze del Tribunale Federale non le ritrovi, insomma, e se non hai quelle come fai? Ecco. Quindi ci sono una serie di percorsi, convengo che oggi l'inglese non ha quella forza ancora, o quella, non è ancora una necessità, a parte una serie di settori, rispetto al tedesco, per la realtà della Svizzera italiana. Ma, ripeto, se facessimo degli sforzi di scambi linguistici più, diciamo così, approfonditi, io credo che potremmo riprenderci parte del tempo della scuola, che non dico che sia sprecato, perché non è mai sprecato, ma che comunque ha degli effetti anche sul resto delle altre discipline. Io vi invito, abbiamo tantissimi temi, cioè è un tema con tanti temi, lingua, Babele, forse un piccolo qualcosa che vi sta al cuore, di voler ancora dire, prima di lasciare la parola ancora al ospite, a chi ci ha ospitato, e anche alla signora Virginie Borel del Forum di Bilinguismo, così possiamo anche chiudere in tempo utile per andare nel foyer dove tutti vogliono andare. Una piccola riflessione sulle lingue, l'apprendimento delle lingue, è qualcosa effettivamente che non si può generalizzare. Si sa esattamente che se l'italiano deve imparare il francese è meglio che lo impari prima, perché può sviluppare due contesti di riflessione distinti, mentre se lo impara dopo
traduce sempre dall'italiano verso il francese perché sono lingue vicine, mentre il tedesco si installa come l'inglese automaticamente come lingua diversa perché è sentita ed è costruita abbastanza diversamente. Dunque da questo punto di vista il francese insegnarlo come prima lingua è magari più tatticamente, più intelligente in Ticino che farlo venire più tardi. Si riesce meglio a concepirlo e a integrarlo nella mente. E da lì ovviamente imparare le lingue. Sti poveri bimbi imparano molto, cioè si pensa che sia un problema per i bimbi imparare delle lingue, non è il caso, abbiamo tantissimi studi che vanno tutti nella stessa direzione, prima si comincia meglio è, non si deve aspettare, non c'è nessun problema, cioè, il problema è dell'adulto che deve imparare una lingua, che vede che è estremamente faticosa, perché è già sviluppato il suo cervello a pensare in una logica linguistica e non ha questa capacità di sviluppare due logiche linguistiche, mentre i bimbi ce l'hanno, si vede quando penso negli scan di cervello, si vede che l'italiano è da una parte, l'inglese da un'altra, il tedesco, il portoghese da un'altra ancora. E quando questo si rompe, questo tipo di apprendimento, e questo succede già a 25 anni, dunque molto, molto da giovane, quando non si riesce più a sviluppare una lingua di per sé, allora tutto è molto più complicato. Dunque insisterei veramente di non seguire i discorsi di quelli che hanno paura dei piccoli bimbi, perché sono loro che hanno paura, non sono i bimbi che hanno paura del multilinguismo, e insistere sul fatto del plurilinguismo, prima si può, meglio è. Davvero devo lodare i ticinesi per una cosa, sono i confederati migliori secondo me, perché padroneggiano sia il tedesco sia il francese, maggioritariamente abbastanza bene, e andate a trovare questi svizzero-tedeschi che padroneggiano viceversa, no? Lingue nazionali, fra virgolette, straniere come i ticinesi. Sono molto più meno. Io devo dire, ho quasi un certo imbarazzo a dirlo, amo molto la Svizzera perché conosco veramente le tre culture, so che come pensa uno svizzero-tedesco, so come pensa un romando, so come pensa un ticinese. E credo che se continuiamo tutti a rimanere solo nelle nostre lingue o sulle nostre lingue, perdiamo di vista quella che è una vera coesione nazionale, ossia la curiosità verso il prossimo, una curiosità che poi è un amore reciproco. Siccome il federalismo vive una sua crisi da diverso tempo, penso che stia davvero ad ognuno di noi cercare di superare le barriere che ci uniscono. Adesso bisogna passare alla fase applicativa e credo che questo sia questa è la reale grande sfida. Ma abbiamo i mezzi per farlo, abbiamo le condizioni per poterlo fare, non dobbiamo pretendere che tutti imparino tutto, ma credo che con uno sforzo neanche così grande potremo fare dei reali passi avanti. Di questo tema non ci siamo occupati come nazione per tanto tempo, immaginando di gestirlo solo localmente. Adesso che il dibattito, venuto da una crisi, l'ha riportato a livello nazionale, io credo che tutto sommato, così con una visione un po', non so, gli induisti dicono che c'è il dio Shiva, che è il dio della crisi, no? Quello che distrugge tutto, ma da dove poi si può ripartire. No? Ecco, allora vediamola un po' in questo modo e credo che sia una visione positiva, insomma, per il futuro. Invito ancora un momento il direttore Michele Mainardi di parlarci brevemente di, come direttore dell'istituzione che ci ospita, di cosa si fa per la lingua e forse qualche progetto in cantiere su quale ci rivela delle novità. Se ho capito bene negli interventi, parlare italiano in Svizzera è una cosa simpatica. Per farsi capire bisogna parlare francese e per avere successo bisogna parlare tedesco. L'inglese non rientra ancora, forse sulla mobilità o per capirsi. Ecco, questo penso che sia, non deve essere così. In fondo, se è così, è drammatico, perché siamo partiti dalla coesione nazionale e probabilmente un discorso di coesione nazionale non può partire su queste basi e su questi principi. Il discorso che abbiamo fatto è piuttosto un discorso quasi funzionale o di opportunità, quindi una lingua che abbia un senso di spendibilità. Sono piani diversi. Uno è un discorso di reciproca sensibilità e rispetto, e torno a Yao nel 1848, e credo che questo, quanto diceva il presidente Bertoli, sia estremamente importante. Il discorso
che sta dietro all'intenzione di voler salvaguardare una cultura, un'identità e anche le forme di pensiero e di linguaggio, perché la lingua, prima di essere qualcosa di spendibile sul piano delle relazioni interpersonali, è un qualcosa che ha un forte valore per la persona stessa, per la sua capacità di pensiero, di struttura. Quindi da questo punto di vista credo che sia estremamente importante la lingua italiana come lingua nazionale, perché siamo il secondo stato che ha l'italiano come lingua nazionale, non è una lingua accessoria. Non fosse così, vorrebbe dire che le regioni si orientano agli stati vicini. E quindi la nostra lingua non è la lingua nazionale, ma è la lingua degli stati vicini. Vuol dire che la coesione svizzera in questo caso andrebbe un po' a perdersi. L'altro è il discorso dell'inglese. L'inglese è la lingua allora del mondo globale, perché abbiamo detto non ci si può sottrarre a una lingua franca, che attualmente sia l'inglese, poi può essere lo spagnolo, poi magari il cinese o l'arabo, vediamo, dipendenza di come ci si muove. Questo vabbè. E il problema è tra il locale, quando il locale diventa regionale, troppo regionale, e il globale, quando il globale non considera più un senso di unità nazionale. Noi parliamo sempre di globale e locale, che la Svizzera è fatta di tanti pezzi, di tanti locali a contatto con la globalità. Quindi da questo punto di vista penso che il problema, prima di parlare dei contenuti o dei piani di studio, sia del valore che vogliamo dare a certi contenuti, quindi al peso specifico di una disciplina rispetto ad altre. Questo potrebbe essere il primo tema. Non entro nel merito dei contenuti o delle pratiche didattiche. Abbiamo in sala degli esperti sia del Canton Grigioni che del Ticino che potrebbero entrare nel merito. Abbiamo appena fatto, e costantemente lo facciamo ogni 2 anni, una riunione fra le altre scuole pedagogiche vallese, Grigioni e Ticino, quindi noi come DFA della SUPSI e analogamente a un'altra scuola pedagogica per gli altri. Questo era il primo tema, quindi non ti do troppa soddisfazione che era su questa parte. La seconda, non entro nel merito, quando diceva il collega professor Catacin su lingua e contesto, sulla precocità, che questo non confonde le anime giovani. Negli incontri fatti abbiamo sempre capito tutti, per palese evidenza anche sperimentale, che l'immersione totale ha maggior senso. Si tratta di capire quanto si riesce a fare un maggior bagno nella situazione attuale. Ci sono esperienze che vanno in questo senso. Noi abbiamo la lingua come disciplina, ma abbiamo anche la lingua delle discipline. In fondo noi associamo automaticamente la prima lingua all'insegnamento delle altre discipline. Ci sono esperienze che vanno anche nel senso di dire altre discipline proviamo a insegnarle in un'altra lingua, che crea anche un contesto. Questo aumenta complicazione e la complessità. Si tratta di riuscire a capire se c'è un vantaggio, un beneficio oppure no. L'altro discorso dell'immersione più globale da un punto di vista di studenti o di allievi, credo che crei una certa complessità o richiederebbe una certa solidarietà e maggiore capacità di collaborazione tra i cantoni, tra di loro, se spostiamo gli allievi. Ma un piccolo problema a monte, qui torno in casa, proprio qua dentro, ce l'abbiamo probabilmente anche nel discorso mobilità oppure sensibilità dei formatori a questa dimensione, all'importanza di parlare lo svizzero. Ultima, che era briga, a un certo punto, cos'ero, perché ogni tanto mi succedeva, ma voi in Svizzera non parlate lo svizzero? E mi veniva da ridere, ma poi ho capito che in fondo non è così sbagliato, che lo svizzero non è una lingua, ma un atteggiamento, è quello che dicevate voi, la disponibilità a imparare delle lingue, a confrontarsi con delle lingue e avere un beneficio. E in questo caso, in fondo, quello che noi dovremmo perlomeno promuovere maggiormente sarebbe o dovrebbe essere il fatto di spostare, se non spostiamo gli allievi, spostare almeno i docenti, perché spesso i curriculum di formazione dei docenti fanno sì che il docente che vive, cresce, studia in un preciso cantone fa la formazione ad essere docente in quel cantone e se non va per moto proprio a confrontarsi con un'altra lingua è monolingue, salvo l'esperienza scolastica a dose omeopatiche che abbiamo visto che non necessariamente produce gli effetti sperati, ma produce degli effetti, adesso non facciamoci male da solo. Cioè, ecco, chiudo con questo e passo io direttamente la parola conclusiva a Virginie Borel.
per il saluto conclusivo. Onorevole consigliera federale, onorevole Presidente del Consiglio di Stato, onorevoli consiglieri nazionali, cari partecipanti al dibattito Barriere che uniscono, cari amici dell'Associazione Coscienza Svizzera, stimate signore e stimati signori. Questa sera il comico francofono di origine spagnola Carlos Enriquez presenterà al Teatro di Locarno, non lontano da qui, il suo spettacolo in svizzero e tedesco I bin nicht von hier, con sovrattitoli in italiano e tedesco. All'origine dell'odierna discussione che avete arricchito con i vostri punti di vista, vi è proprio lo spettacolo di Carlos. Effettivamente, quando ha sottoposto all'attenzione del Forum del Bilinguismo il progetto del suo one-man show per esprimermi in un idioma linguisticamente neutro, le tematiche che poteva mettere in luce ci sono apparse subito in modo molto chiaro. Notamment celui du surtitrage dans le domaine culturel. Peut-il participer à la cohésion nationale? Peut-il offrir des passerelles entre les langues pour une meilleure compréhension en Suisse tout en gardant vivantes et visibles les langues dites minoritaires? Le lingue nazionali, barriere che uniscono. Sono i tre importanti idiomi europei che ci univano all'epoca della Willensnation, divenuti oggi una barriera in un mondo globalizzato. La sfida posta dalla convinzione nel valore delle nostre lingue e culture è di cruciale importanza in un momento in cui differenti cantoni di lingua tedesca stanno subordinando l'apprendimento di una seconda lingua nazionale a favore dell'inglese. À Bille, Vienne, seule ville officiellement bilingue de ce pays, nous expérimentons journellement ce Rösti-Graben qui, au lieu de séparer, enrichit, ouvre les horizons, développe le niveau de compréhension et de tolérance et surtout permet de découvrir une culture différente de la sienne. Bien sûr, tout n'est pas idyllique, mais les efforts consentis, que ce soit dans la vie des gens, le quotidien économique, la vie politique et évidemment culturelle, constituent un exemple pour ce pays de ce que représente le vivre ensemble. Voi, cari amici e cari amici ticinesi, siete degli infaticabili costruttori di ponti linguistici. Conoscete bene il significato di unire, pur essendo legati al resto del paese soltanto da una galleria. Assieme le minoranze della Svizzera devono incessantemente proporre soluzioni ed esempi pratici per permettere che quanto risulta evidente ai nostri occhi lo sia anche a quelli della maggioranza del nostro paese. Non si tratta esclusivamente di una questione di competenze, bensì piuttosto della volontà di mantenere la coesione reinventando la comunicazione giorno dopo giorno. Non dimentichiamoci che si tratta di un tesoro culturale di inestimabile valore. Vi ringrazio sentitamente della vostra presenza a questo dibattito e auguro a tutti voi un piacevole spettacolo.